sbrigatevi! Mica male lo skateboard per la ronda. Emergenza, probabile 211 alla centrale elettrica di Chinatown. Furto con scasso. Ci andiamo, passo e chiudo. Vedi qualcosa, Jones? Hai diritto di non rispondere e, data la mole, hai diritto ad una cella a due piazze. Permette questo ballo? Un pappa, un pappa, un pappa. Yaha! Ehi! Poveri illusi, non basta qualche ridicola piroetta per mandare all'aria i miei piani. Yuck! Ridicola piroetta? Avanti, Jones, fagli vedere cosa sai fare. Sadanohodo! Yuck! Ragazzi, che botta! L'ho sempre detto io che il nostro è un lavoro elettrizzante. Ehi, ragazzi, ho un piccolo problema. Cioè, ne ho almeno tre e anche grossi. Resisti, Maoni! Ottimo consiglio, perché ora avrai un altro problema, ma ad alta tensione. Andiamo, ho avuto ciò che volevo. Attento, potrebbe esserci corrente. No, è scarico come la batteria della mia auto. Sembra che Jones non abbia ancora smaltito la scossa. Coraggio, amico, tirati su. Calma, ragazzi, stavo solo schiacciando un pisolino. Ad occhi aperti? Ma certo, è un vecchio trucco. Sei sicuro di star bene? Sono in forma perfetta, dico davvero. Vabbè, se lo dici tu. Ma che cosa ci facevano qui? Pare che non abbiano rubato nulla. Eccetto alcuni rocchetti di filo speciale in fibra ottica. Forse l'ultima bolletta era troppo salata e si sono vendicati. C'era questa scatola di fiammiferi per terra, potrebbe essere un valido indizio. Taverna del Dragone Crudele. Deve trattarsi di un ristorante. Credi che si trovino là? C'è solo un modo per scoprirlo. Zed, Switchak, House, seguiteci. Andiamo a controllare un ristorante cinese. Scusate, non è che per caso avete una racchetta di cotone per occhiali? Rocchetto di filo in fibra ottica. Sì, proprio quello. Ehi, non potete trattare così una gente. Lasciate subito il mio collega. Su, rendiamo loro pan per focaccia. Sì, forse hai ragione, non è pane per i nostri denti. E noi torniamo al distretto. E prima facciamo rapporto, poi magari torniamo con un paio di squadre di rinforzo e il corpo K9. Ehi, quel tizio era la centrale elettrica. Che ne dite se noi tre lo pedinassimo? Sì, bravi, ci vediamo al distretto. Niente battute, Jones, non sono in vena. Avevo freddo, ecco tutto. E poi ero stanco. Ma cosa credi? Anche Indiana Jones ogni tanto sente il bisogno di riposarsi. Ma oggi sono ok. Oh! Maoni! Che cosa vorrà, Harris? Tu e Jones avete lasciato fuggire quei criminali. Un altro scherzo del genere, giuro che vi mando a dirigere il traffico allo zoo comunale. E adesso Fila deve ritrovare quei ladri. Mi scusi, signore. A proposito del traffico, io mi offro volontario. Quel Jones è davvero spiritoso. Se entro 10 secondi non salete fuori da questa stanza, tu e il tuo socio avrete ben poco da ridere. Tu continua pure a guardare il panorama. Io devo fare una telefonata. Sì?
Sì, la ringrazio molto. È spaccato al secondo. Con chi parlavo? Oh, stavo solo chiamando l'ora esatta. Il mio orologio va un po' indietro e non voglio perdermi il film nella sala qui accanto. Film? Ma dimentichi, siamo in servizio. Servi alle indagini. Il pugno furioso della morte. Ti piace, non è vero? Ah, io adoro il Kung Fu, ma ho un animo gentile. Ehi, signore, può abbassare la testa? Non riesco a vedere lo schermo. Ehi, signor poliziotto, sto parlando con lei. Maestro Shiro, che ci fa lei qui? Mi piacciono i film di Kung Fu, non te ne ricordi? Maoni, l'hai fatto venire tu? Beh, ecco, io veramente... Sono qui perché ho sentito dire che il mio allievo prediletto è diventato un pappamolla. Ammettilo, da quando ieri sera hai visto il karate di quel pazzo samurai non sei più tu. Karate? Pazzo samurai? Era per caso uno alto così con lo sguardo diabolico che usava strani trucchetti? Sì, proprio lui. Allora sono certo che si tratta di Satan. È stato mio allievo e uno che abbina la scienza con le arti marziali. Un uomo pericoloso. Questo l'avevamo capito. Ok, ora dobbiamo superare questo cancello. È una bagnecola, per combinazione ha più un sacco di chiavi. È finto, vero che è finto? E poi ti dicono che il metano ti dà una mano. Questo è il modo di intrattenere degli ospiti. Un'accoglienza fin troppo calorosa. Nana, sono troppo giovane per morire. Questo sì che è usare il cervello. Allora è vero che ragiono coi piedi. Desidero che tu mi confezioni una veste lunga fino ai piedi e molto, molto ampia. Sì, Satan. Bene. Sì. E non solo, voglio che la mia veste sia cucita con questo speciale filo in fibra ottica. Perché tu non possa sbagliare, ti ho fatto uno schizzo del modello. È una mia creazione. È bella, davvero splendida, Satan, sì. Ma certo che è bella, piccolo verme. E voglio che sia pronta in un giorno, capito? Ma non ho tempo. Devo anche pensare alla lavanderia. Forse non mi sono spiegato. Va bene, l'avrà per domani. Bravo, così mi piace. Adesso vattene. Questa sarà una veste molto particolare. Anzi, diventerà la mia arma più efficace. E mi renderà così potente che domani sera alla festa del Capodanno cinese potrò finalmente dichiararmi primo imperatore di Chinatown. Satan! Gli sbirri stanno ficcando il naso a Chinatown, sospettano qualcosa. Ora nemmeno gli sbirri possono più fermarmi. Voi tre liberatevi di ogni poliziotto che possa crearmi dei problemi. Avanti, sbrigatevi, procuratevi gli altri componenti che serviranno per completare la mia veste del potere. Aia! Quello lì è appena uscito dalla residenza di Satan. Non sembra molto allegro. Avrà mangiato poco riso, dai, su, seguiamolo. Equilibrio. Questa è la chiave della forza e della velocità. Continua a non capire a cosa serva, maestro Shiro. Sei sempre stato troppo impaziente, ma non importa. Per pranzo ti ho preparato un hamburger di soia. Oh, davvero gentile, maestro Shiro. Lei sa bene quanto mi piacciono gli hamburger di soia. Bene, e come energetico un bel bicchiere di latte caldo di capra. Le escogiti tutte pur di non bere il latte di capra, eh? Questo posto non è nulla di speciale, è solo una lavanderia. Che cosa ti aspettavi, la Casa Bianca? Wow, ecco la giacca dei miei sogni! Ehi, ho visto qualcuno laggiù! Ehi,
morendo, Aus! Vieni qui! Che esperienza terribile! Almeno sei riuscito a beccare quel tizio. No, se l'è svignata, ma ha perduto questo strano filo. Portiamolo dal professore. Spero che sia una traccia, altrimenti vuol dire che abbiamo perso tempo. Beh, io non direi proprio. I nostri pantaloni hanno una piega perfetta. Ricorda ciò che ti ho insegnato. Lo so, equilibrio, equilibrio. Sì, ti porta alla concentrazione ed è fondamentale. Ops. Ti spaventi perché non hai fiducia in te stesso. Non imparerai mai così. Mi fa piacere che abbia fatto un salto da me, agente Jones. Ho terminato un congegno che ho inventato apposta per lei. Con questo potenziatore di karate avrà a disposizione una mano e un piede con cui combattere gli imbroglioni. Qualsiasi aiuto è bene accetto. Sembra che questa invenzione funzioni al contrario. No, è fantastica invece. La userò per sconfiggere Satan. Il tuo problema è la fiducia in te stesso. Non dipende da quante braccia hai. Per Giove, così va meglio. Ah, eccolo qua, ragazzi. Abbiamo trovato questo strano filo, professore. Forse può dirci cos'è? Questo è un filo speciale in fibra ottica. Tecnologia d'avanguardia, direi. Come pensavo? Visto lo spessore, proviene da una centralina telefonica oppure da una centrale elettrica. Satan e i suoi l'hanno rubato alla centrale elettrica di Chinatown. Proprio come sospettavo. Satan sta fabbricando qualche nuova arma molto potente. Non c'è tempo da perdere. Ma non sono pronto. Non ho i mezzi per battere Satan. Io ti metterò in grado di sconfiggere quel pazzo prima che combini qualcosa di veramente grave. Questa è un'antica tecnica di karate detta alla mano di fuoco. Poche persone la conoscono. Io te la insegnerò. Jones, andiamo! C'è una rapina in corso al molo di Chinatown! Tieni, studia la mano di fuoco. Buona fortuna, figliuolo. Gli sbilli! E abbiamo colti con le mani nel sacco! Siete tutti in arresto! Che ne dici di aspettare gli altri? Non vorranno perdersi lo spettacolo? No, non servono. Possiamo farcela anche senza di loro. Ci ho ripensato. La procedura prevede che si aspettino i rinforzi. È troppo tardi per tirarsi indietro. Eccovi serviti. Ti farò a pezzettini e ti butterò in pasta ai pesci. La dichiaro in arresto per l'occultamento aggravato di uno sbirro. Il tuo stupido congegno per karate non è nulla al confronto del mio genio scientifico. Sarà anche così, Satan. Ma vediamo se dopo tanti anni riesci a superarmi. Guarda, giurerei che quello è il mio vecchio maestro Shiro. Questo non è combattere lealmente. Ne convengo, ma in questa maniera raggiungo lo scopo con il minimo sforzo. Ehi! Ha catturato il maestro Shiro! Magnifico, magnifico. Riconosco che hai fatto un ottimo lavoro, Sarto, e sarai lautamente ricompensato. Sempre a vostra disposizione, Satan. Sono il più grande genio che esista. Prima d'ora mai nessuno al mondo aveva pensato di utilizzare componenti elettronici a fibra ottica per costruire una veste del potere. Ah, ci vuole genio per un vestito così ridicolo. Non va neppure in lavatrice. Ah, beh, sappi che questo ridicolo vestito, come l'hai chiamato, è in grado di sfruttare l'energia proveniente da qualsiasi fonte. Osserva.
cosa può fare la mia veste solo con l'energia assorbita da una semplice lampadina. Non sei migliorato nel calcio in volo? Scherza finché vuoi, vecchio, ma stasera alla festa del Capodanno cinese darò una piccola dimostrazione a migliaia di persone. Userò il mio potere per dimostrare a tutti quanti come si distrugge il famoso Shiro. E allora non avranno altra scelta che sottomettersi all'imperatore di Chinatown. Ok, siamo in posizione. Tak, sei pronto? Affermativo, aspettiamo il segnale. Jones, hai portato con te il potenziatore di karate. Vuoi scommetterci? Nessuno può fare del male al vecchio maestro Shiro. Pronto, Aitawa? Pronto, Maoni. Anch'io. Bene, andiamo. Non so nuotare. Allora siamo in due. Gran cosa avere un buon galleggiamento. Maoni, vicina sotto controllo. Ok, cala, tocca a te. Ah, di sicuro questi devono essere i tuoi amici. Spiacente, ma non potrò fare gli onori di casa. Ormai il mio momento di gloria si avvicina, devo andarmene. Trattenete quegli sciocchi fino a quando non sarò salito sul trono di smeraldo di Chinatown. Tu vai nell'ala est. Va bene, agli ordini, capo. Voi altri invece andate su. Li prenderemo. Ce n'è un esercito lì sopra. No, ci sono solo io, ma è più che abbastanza. Satan! Metti giù il maestro, combatti da velo uomo. Tu hai visto troppi film di Kung Fu. Non mi sfuggirai! Segui quel dragone. Eccoci arrivati, Shiro. Questo è il trono di smeraldo e tra poco sarà tutto mio. Suppongo che tu non l'abbia detto a quelli delle tasse. Aitawa, Tak, impacchettate i tre ceffi e venite a Chinatown. Passo e chiudo. Scusate se vi ho guastato la festa. Le tue bravate non serviranno a fermarmi. Ora davanti a tutti sconfiggerò il maestro Shiro e mi proclamerò imperatore di Chinatown. Oh, corre troppo, Satan! Dovrai passare sul mio cadavere. Si fa per dire. Usa la mano di fuoco, figliuolo! Ma non ce la farò mai! Devi usare la concentrazione. Avanti, chiudi gli occhi. Ok, tienili aperti. No! Incredibile, non posso crederci. Hai creduto in te stesso e l'hai sconfitto. Ma la prossima volta devi avere più equilibrio. Devi tenere i piedi più uniti. Ho visto trichechi più aggraziati di te. Ah, non imparerai mai.